Daft Punk con Pharrell Williams, Lose Yourself to Dance. Io devo fare manca. Però non è perché il nostro futuro è quello del contro coro, è quello. 105 Music and Fun in diretta dal track, siamo a Capodorlando, provincia di Messina, per quella che è l'ultima tappa del nostro tour che ci ha visto praticamente protagonisti su e giù per l'Italia. Che bella cosa, eh! E come detto già ampiamente, già numerose volte durante la puntata di oggi, questa sera qui in quel di Capodorlando, nella piazza principale, ci sarà il concerto finale. Sì, praticamente è una tristezza dire il concerto finale, però alla fine quello è, insomma, concerto di chiusura. E abbiamo parlato prima con Paris, abbiamo parlato con Neck al telefono. Ma soprattutto con noi questa sera ci sarà anche un altro... Ci sarà un trio, il trio delle veramente, esatto. Valerio M, Tony La Rocca e Chiello. Noi intanto diamo il benvenuto a tutti e tre, ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Ciao, allora voi avete fatto, innanzitutto c'è da dire che siete artisti, oserei dire, di casa, che però avete spopolato in pratica in tutta Europa? Sì, o mondo? In Italia, Europa, no, Europa, no, mondo, no. Ok, diciamo non ancora, poi ci si augura un giorno, no? Sì, da 105 magari adesso si allora, è un attimo, allora voi avete creato questo, quello che state definendo uno dei tormentoni estivi. Ok, il brano è innovata. Perfetto, voi avete fatto in pratica, innanzitutto non è un vero e proprio gruppo il vostro, no, no, anche se alcuni ci definiscono come un trio innamorata, ma in realtà siamo appunto la Roma e Chiello e siamo tre artisti diversi. È un cantante preso per strada. Lui è un cantante preso per strada. Ciao cantante preso per strada. Polizia qui. È una data bene. Emozionante di stasera se su palco di fronte a di casa. Certo, sì. Ok, penso che sia un bel traguardo per voi. Poi tra l'altro, a proposito di traguardi, voi avete totalizzato un numero incredibile di visualizzazioni su YouTube. Sì, siamo credo adesso sulle 650.000 visualizzazioni, per anche come classifica siamo arrivati in una classifica generica di iTunes al 17° posto su 200 posti e in Francia siamo stati per un mese in classifica. Beh, insomma, direi un bel traguardo. Come è nato il concetto innamorato? È nato l'anno scorso in realtà con un altro brano che abbiamo fatto dal Bailando e ci siamo riusciti per questo brano stage alla fine, è andato bene soprattutto a livello regionale e quest'anno ci siamo messi tutti e tre a vedere. Allora, fammi capire, l'anno scorso a livello regionale, quest'anno a livello nazionale, ma l'anno prossimo è vero, allora direi. Oh, il cantante quello per strada va bene, non è niente male, chiaro. Allora, mi sembra giusto dare, come ho detto, insomma, su YouTube a cercare il brano e la domanda. E poi magari nei prossimi giorni riusciremo a fare sentire il brano, si tratta di 105. E questa sera come voi aprirete il concerto. Sì, giusto? Carichiamo il pubblico Allora, facciamo una cosa, li tagliamo un attimo, socio? Li tagliamo il guaccio, qua. Lui è simpatico, lui è carino, lui va bene, dai, lui. Li tagliamoli qua, allora. Facciamo una cosa, noi ci ascoltiamo All Black con I'm in the Tower. Dopodiché torniamo ancora qui in diretta dal Capodorlando, direttamente dal track, che era 205. Non abbiamo ancora un giorno di due, socio. Allora, in caso di questa appena sintonizzati, siamo in diretta da Capodorlando, dal nostro track, con Valerio M, Tony La Rocca e Chiello, che insomma noi abbiamo definiti artisti di casa siciliani, ma poi alla fine, come avete sentito, con il brano innamorato hanno fatto parte di tantissime visualizzazioni su internet, ma sono riusciti anche a sfondare, diciamo così, sia sul panorama nazionale che qualcosina anche a livello europeo. E tra l'altro vi dicevi fuori onda che avete vinto anche un premio. Sì, abbiamo vinto il titolo di Best Latin Song Summer, che è un titolo molto importante. Ok, quindi insomma diciamo che è andata benissimo. Bene, ma c'è anche un balletto apposito legato alla canzone. È uscito, quando è uscito, due o tre giorni.
non pensate che questa sera io e Martin la valiamo sul palco, cioè, sì, anche perché Martin è agile come un comodino di Eva, sì, quindi... non perché è un senso del ritmo che fa veramente paura, ti spaventi, mi guarda. Anche se non balli, sì, anche se non balli. Esatto. Va bene, allora ricordiamo dai due informazioni per quanto mi riguarda, se volete, se le persone vogliono andare a colorare il vostro brano e video su YouTube, possono farlo cercando semplicemente Innamorata. Oppure c'è un sito internet www.innamorata.it dove mettiamo tutto. Ok, perfetto, avete Facebook, immagino che ci sia anche quello, anche Innamorata che Facebook. Ok, ci sono i vostri tre che sono Valerio M, Valerio Rock e Piero. Ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati qui in diretta dal parco. Ci vediamo sul palco. Ci vediamo sul palco questa sera, in bocca al lupo, perché immagino che siete un po' emozionati di fronte al pubblico di casa. Dai, in bocca al lupo, ci vediamo dopo allora. Grazie ancora. Ciao, ciao. Ok, detto questo,